Un'esperienza dove questi, un gruppo di ragazzi, intanto li abbiamo suddivisi in due giornate distinte, i ragazzi dalle ragazze, dove hanno la possibilità di poter vivere appunto dentro un appartamento in un regime di semi-autogestione, per intenderci. Ovviamente ci sono con loro sempre i nostri operatori, però diciamo che la parte quella del gruppo appartamento è, diciamo, organizzata che loro si possono fare in stile proprio amichevole, la serata tra amici, PlayStation, Netflix, mangiare la pizza, insomma, tutto quello che magari fin qui spesso gli è stato negato, ecco. Diciamo con la speranza di poter coltivare appunto questa abitudine a star da soli, a gestirsi una casa. E stare ovviamente insieme ad altre persone, quindi la cosa più difficile, lo sappiamo tutti, è condividere gli spazi nella vita di tutti noi. E lì loro ovviamente piano piano insomma stanno imparando anche questo, quindi diciamo che loro ce la stanno mettendo tutta e noi pure, ovviamente. Che età hanno i ragazzi? Vanno dai 18 ai 40. Sono un gruppo molto eterogeneo, che ovviamente stiamo facendo una cosa molto graduale, saranno a disposizione una volta al mese per i ragazzi, una volta al mese per i ragazzi e una volta al mese per le ragazze. Però ovviamente questo è soltanto per dare un inizio, diciamo, a questo percorso, per fare le cose insomma con calma, per bene, senza fare strappi nella vita dei ragazzi, insomma, quindi poterli appunto inserire e accompagnare gradualmente verso questo percorso di vita adulta. Quanto riguarda invece i locali, come li avete trovati? Con il gruppo degli imprenditori Mamma Mia, che sono Gaetano Merlo, Luigi Torretta e Pier Giorgio Arena, già dall'anno scorso abbiamo cominciato una collaborazione perché loro hanno formato i nostri ragazzi su un tirocinio formativo specializzante di gestione B&B e reception. Siamo veramente contenti di essere arrivati a questo punto perché sono 3 anni che abbiamo aperto la nostra struttura, che comunque lavoriamo tantissimo su questo progetto delle autonomie personali dei ragazzi. E quindi diciamo essere arrivati finalmente a portarli in un appartamento, diciamo che è non ti dico che è uno dei traguardi, però sicuramente era una meta ambitissima da parte mia quando appunto ho iniziato tutto questo, quindi finalmente possiamo anche aggiungere.